E buonasera a tutti, amici. Sta per partire la blind run, la primissima blind run della storia della nostra carriera su internet. Signori, si parte. Creazione del personaggio, direi italiano. Lo vuoi mettere in inglese te? Giocare per la prima volta io e te, uno in italiano e te in inglese, ci potrebbe portare a accorgerci di delle discrepanze, quindi direi che possiamo giocarlo io in italiano e te in inglese. Va bene? Tutti d'accordo? Vabbè, facciamo il tinky tonky. Sarò un banale Saidonia. Dov'è il nostro codino? 0 su 10? Coda, ok. No, aspetta, questa che cazzo è? A scodella. Bella merda. Corti e ondulati. Vabbè ragazzi, la blind run finisce qui. Vaffanculo. Vabbè, metterò le treccine come al solito, però... Vabbè, cazzo, ma è Cassandro? Sì, aspetta. Giallo e azzurro, ma così è cialdissimo. No, no. Ora, le labbra. Il musino felino ci sta, perché Cassandro comunque la pantera, eh. No, sembra scontento di vivere. Sì. Sì, sì, solo gialli vanno meglio. Io ci sono, quindi andiamo a vedere che ha fatto Chiara. Ok, la tua è un personaggio con molto più senso. Signori, il personaggio è pronto, quindi direi il 3, il 2, l'1, il via. È tutto pronto! Prendere dalla tradizione per raccogliere buoni frutti. Ovviamente doppiaggio non si può fare. Ah, ok, è un prompt. Oddio, ma da te chi cazzo c'è? No! Cioè, mi stai dicendo che l'Accademia Uva e l'Accademia Arancia sono Accademia Uva e Accademia Arancia perché un tizio aveva capelli a forma di uva? Non ci libereremo mai da Brando Baldo e Scudo Baldo. È arrivato il momento di entrare nel mondo dei Pokémon. Quel cattivo del gioco? Mi presento, io sono Clavel, il preside dell'Accademia Arancia. Paldea è una regione ricca di natura e di terre rigogliose e anche di un cratere al centro, tra le tante cose. Una regione in cui vivono delle creature che chiamiamo Pokémon. Hanno rifatto la... Mi è passata la gioia. Hanno rifatto l'intro del professor Oak. È il cattivo! È il cattivo, è palesemente il cattivo. È il cattivo! Rovina tutto. I Pokémon vivono dappertutto, nei mari, nei cieli e persino nelle nostre città. Era finito il budget per l'introduzione? No. Devono fare come Elden Ring. Questa è una citazione Elden Ring. Noi viviamo in armonia con i Pokémon, aiutandoci a vicenda come meglio possiamo. Persone provenienti da ogni regione si riuniscono in questo istituto per imparare fianco a fianco. Ma è tutto nero! Comunque è Tauros nero ed è il Tauros di Paldea. Hanno fatto il freeze frame della scena ma si sono scordati di frizzare gli altri. No! Cosa succede alle ombre? Spero vivamente di averla presto qui tra noi all'Accademia Arancia. Quindi stiamo guardando una presentazione della scuola. E no, c'erano vari professori. Ah, una lettera, ok. Hai ragione, perché la stava scrivendo. Ok, ora ne parliamo di sta roba. Sto dando un'occhiata anche alla tua, sono identiche. Sono dei elicotteri! Hey bro, watch your jet. Oh no. Watch your jet, bro. Oh no, ho finito le batterie! Sei il tuo? Sì! Il mio no. No, ha avuto un malore, il mio. Aveva gli occhi che lampeggiavano. E questo? Questo si chiama, ragazzi... È no, non ve lo dico come si chiama. Ma è un altro dei nomi che potrei dare io. Allora, scaricato. Fermi un secondo. Quindi, siamo in camera nostra, alziamoci. Raga, già non si va a 30. Non puoi girare la telecamera a 360. Ok, togliamoci il dente, raga. Cosa che ho scoperto in anteprima. Salta gestione mosse. Scegli se gestire le mosse dei Pokémon non appena salgono di livello. Faremo sì, ma hanno tolto la possibilità di rimuovere il prompt per cambiare Pokémon tra un turno e l'altro contro la CPU. E il motivo è... Che cazzo ne so. Questo è il tuo armadio. È decorato con gli... Bell'armadio. Dio madonna, ragazzi. Il testo ti spinge e ti fa finire fuori dall'anchor di base della camera, probabilmente. Giochi testati. Comunque, al di là di... No. Ok. No! E non fa la posa. Aspetta, e se non vado al livello successivo? Ah, comunque sta male, ok. Una delle piante ornamentali della mamma. Attenzione a non farla cadere. Aspetta. Sì, aspetta. Sì. È un rovisco. Attenzione. Città di giorno. Una bella città di un paese straniero. Potrebbe essere un teaser alla decima gen. Ah, Grecia? Prima cosa che mi viene in mente è la Grecia. Grecia, Italia. È la porta dello sgabuzzino. Non c'è niente di interessante lì dentro. Ma guarda, c'è Artorias, il camminatore dell'abisso. Come puoi vedere, quindi... Vediamo qua in TV che c'è. Pinco Panino, la paninoteca che farà dei panini il tuo pallino. Pinco Panino! Ok.
che cosa sta facendo la telecamera di Joe? Cosa? Attenzione, c'è la mommy. Buongiorno, Saidonia. Nice. Oh, ma ti sei già messo l'uniforme. D'altronde è l'unico vestito che c'è in tutto il gioco. Ah, deve essere quello che aspettavamo. Vai un po' a vedere, Saidonia. È la porta che dà sull'orto. Per andare fuori usa la porta d'ingresso. Non credo proprio. Hai permesso? Oh, mi faccia indovinare. Lei è il nuovo allievo, Saidonia, dico bene. Ma quindi il preside va a casa di ogni studente? O sono pochissimi studenti. O siamo dei fighi o si scopa nostra madre. È il cattivo. Perché è il cattivo perché si scopa nostra madre. Io sono Clavel, il preside dell'Accademia Arancia, nonché il cattivo di questo gioco. Oddio, si sono passati un oggetto effettivamente e non c'è un passaggio wireless. Saidonia. La mamma ha un paio di cose da discutere con il preside. Vai in camera tua. Non dimenticare lo zaino e il cappello. Controlla più volte, almeno per 15 minuti, va bene? Ok, mamma. Dalla finestra si... avevamo perso questa interazione. Dalla finestra si vede il giardino sul retro e oltre il giardino c'è il mare. Oltre il mare c'è il nemico. Oh, ora sì che sei pronto per il tuo primo giorno. Che sta succedendo, Leon? A me ha degli spasmi il gioco. Sì, lo fa anche il mio. Venite fuori, miei cari Pokémon. Oh no, ci ammazza. Giusto, guarda le ombre dei Pokémon. Sprigatito, il Pokémon erba gatto. Fuecoco, il Pokémon fuoco drillo. Quaxly, il Pokémon anatroccolo. Sono molto curioso di sapere quale sarà la sua scelta, ma per il momento devo andare. Un'altra studentessa mi attende. Io sarò in quella casa laggiù. Non ho mai incontrato una persona così educata come il tuo preside, ok, il cattivo. Ah, prima che tu vada, tieni, eccoti un piccolo regalo per festeggiare il tuo primo giorno. Portalo con te quando vai in giro, d'accordo? Smart Rotom. Hai messo lo Smart Rotom nella tasca strumenti chiave. E ora vai su, buona passeggiata. Quindi cosa fanno gli starter? Ci seguono? Sto compenetrando Quaxly, tutto a posto. Mi sa che ho parlato con Sprigatito. L'unico con cui non ho parlato è Quaxly. I don't care. Basta, voglio parlare con Quaxly. Levati dal cazzo, Sprigatito. Still don't care. Oh, ma Dio. Ragazzi, non si va a 30. Sei tu l'allenatore di questi tre Pokémon? Bene, si fa il seleziono. Piacere, allora. Io sono Nemi. Nemi è la rappresentante degli studenti. Mazzo, nonché un'abilissima allenatrice di rango campione. Questo non me lo aspettavo. Mi aspettavo che lei dovesse diventare campionessa con noi. Ha deciso quale Pokémon diventerà il suo primo compagno? Non prima di esplorare l'intorno. Vediamo. Madonna mia, raga, ma che cazzo succede a sto gioco? Guarda, guarda. Vuoi quindi scegliere Quaxly, il Pokémon di tipo acqua? Qua, Sandro. Carino. Signor Clavel, posso scegliere anch'io uno di questi Pokémon? Non ne hai già ricevuto uno quando è entrato a far parte dell'Accademia? E in realtà no, avevo già altri Pokémon di cui mi stavo prendendo cura, quindi lei è prodigia. Ma adesso vorrei allevare un Pokémon tutto nuovo. Saidonia ha scelto Quaxly, quindi io sceglierò lui. Ora che abbiamo entrambi scelto un Pokémon, non ci resta che lottare. Poi c'è anche questa cosa. Guarda, guarda. Oh mio Dio, c'è una giungla dentro questo monte. Very polished. Allora, Saidonia, sei pronto per lottare? Parte la sfida di Nemi allenatrice. Another one. È sparito. Vabbè. Ecco qui, c'è il pranzo al sacco che ti ho preparato. Hai ottenuto il panain. Va bene. Ragazzi, il panino è uno strumento chiave. Sembra quasi di sentire l'eco delle parole del preside. Non è il cattivo. Vedo improbabile che Game Freak ti cambi questo prompt alla fine del gioco. Guarda, c'è il mare qua sotto. Entra, perché il catch rate è praticamente 99%. E adesso ci guardiamo stats, nature e abilità eventuali inedite di questi Pokémon. Perché in preview non l'ho fatto, tranne che per il sale. Tarantula è stato catturato. Ragazzi, preparatevi, questa è la prima cosa che ho visto in anteprima. Siete pronti? No, come? Io ho preso Hoppip, Lechonk, Tarantula. Sì, c'è anche Hoppip. Sta scendendo, ragazzi. Allora, Saidonia, come vanno le catture? Vediamo un po' cosa hai preso. Coraidon. Ah no, è morto. È morto, è finito. Se no. Eccolo. Questo misterioso Pokémon sembra aver perso le forze. Perché non provi a dargli qualcosa per rimetterlo? Sì, oddio, ecco perché è uno strumento chiave. No, io voglio vedere questa scena dal punto di vista di Chiara. Cioè, gli dà un panino. A Miraidon. Panino al petrolio. Hai Jazz, dice il tuo. Come cazzo cammina? Cos'è? Si accende la luce, Dio madonna. È Nemi in 140p. Coraidon cammina come Donkey Kong. Guardalo. Ah, è vero. C'è Houndoom. C'è il paradiso sotto, sai?
Cosa cazzo? Ma io dove sono, scusami? Attento, Saidonia, si sta avvicinando a qualcosa. Ma non ha davvero tutto. No, non ha fatto niente. Ma perché è scappato, sì. Lo Start? Sei spaventato. Dai, vicino. Che Chad. Mi ha tirato una codata nel muso. E anche il mio. Qua su, presto! Carina sta scena. Carina. Caruccia l'idea che Coraidon e Miraidon si girano indietro. Li hai salvati, ti restituiscono il favore. Ah, 5 FPS. Guarda chi c'è. Riconosco quello zaino verde. Aspetta, ma io ti conosco. Ti ho già visto a lezione di letteratura. Ti chiami Pepe, giusto? Sei il figlio della professoressa... No, no, ragazzi, è tutto finto. È tutto finto, è tutto finto. Non vedo che c'entri mia mamma adesso. E conosce anche il nome qui, perché lo chiama Coraidon. Ah, si chiama Coraidon? E come fai a saperlo? Esatto, come fai a saperlo, pezzo di cava? Se hai intenzione di prenderti cura di Coraidon, allora mi tocca assicurarmi che tu ne sia all'altezza. Ci stai? Sì. Ma dai, sei pieno di grinta, vedo. Mi piace. Se hai proprio intenzione di prenderti cura di Coraidon, tieni, ti servirà. È la Pokéball che ti serve per contenere quel Pokémon. Quello il cane. Oh che merda. Però dobbiamo metterlo in squadra, amici. Ma quindi è canonicamente primavera. La comparsa dei Pokémon. Bello questo Void. Mamma mia. Ma che cazzo. Sto volando un Passandro. Quello lì è Gimmigaul. Si trova in giro con le sue monetine. Ehi Saidonia, da questa parte. Questa struttura è un centro Pokémon. Per realizzare cosa? Ok, ti vedo lottare. Eccomi, sono il nemico. C'è un Fletchlinder al 21. Ma che bestia è? Oddio, ma è la preevo di Grafaiai, probabilmente. Guardate. Proprio Sabaku. Ragazzi, welcome back. Ehi, Saidonia. Beh, sai già qual è il modo migliore per mostrarmi i vostri progressi. Le lotte. No, non spoiler. Lottare con te è uno spasso, Saidonia. Mi tocca tirare fuori l'asso nella manica. Vediamo. Che è successo? Si è visto tipo il Void? Una lampadina. Io. No! La terra cristallizzazione è la chiave per aumentare la potenza del tipo corrispondente. Nel godimento. Quando è arrivata... Incredibile, sei riuscito a buttare giù perfino un Pokémon terra cristallizzato. Dall'altra parte di questa porta c'è Mesapoli, dove ci aspetta anche la nostra scuola. Ci fermiamo a ogni interazione. Qui cazzo ci sarà una casa da visitare, che Cristo. Ma perché si sovrappongono, Cristo? Vedrà... Ma non si possono leggere! Fammi indovinare, ma all'interno questo posto. Guarda come ti vedo io. Non si entra, no? Oddio! Oddio, oh, si entra! Okay. No, raga, dai, non è possibile. Cioè, che l'unico interno della capitale di Paldea siano i paninari. Il mondo è magico, visto da questa prospettiva. Oddio! Oddio! Oddio, raga! Ragazzi! No! No! Io speravo già di poter volare nel cielo. Oh! Attenzione, poste italiane. Però le poste puoi entrare. Ecco le poste di Paldea, ragazzi, guardate. Lì c'è Penny. Guardate la trasformazione dell'albero. Ora, ogni volta che parlo. Il nuovo pre. Oh, attenzione, come si chiama il nuovo preside? È arrivata la prima informazione. È nuovo il preside, non lo sapevamo. Come si chiama il nuovo preside? Ah, giusto, Clavel. Pare sia arrivato più o meno un anno e mezzo fa. Questo è importante. Finalmente. Un dialogo. Tutta la metropoli. Un dialogo importante per il world building. Oddio, ragazzi. Raga, uno dei due interni della città. È lo stesso di Galar, è identico, è lo stesso. Mica ha scritto Dario. Divertiti a esplorare questa meravigliosa città piena di sorprese. Ma guarda Dario, non so da quanto sei qua, ma l'ho definita la mia esperienza esplorativa più inconcludente da quando videogioco. La città dei menu di gioco. Ma Dario, fosse solo quello il problema. Ecco, guardate questa cosa qui. Ma non sono lo stesso ristorante. Guardate il pop-in di quel Bronzong e di quella tipa. Addirittura flashano un pochino a volte. E dai, entra anche tu nel Team Star. Se lo farai potrai brillare come una stella. Preferirei di no. Aiutiamola. Bella lì. Fermi, fermi, ma che fate? È l'occasione perfetta per farti provare questo strumento super, ultra, mega, iper segreto. La Terra sfera e si gode.
Vediamo quanto gli faccio male. Beh, allora io toglierei il disturbo se non mi dispiace. Hasta la vista? Vi saluto anch'io. Hasta la vista pure da parte mia. Ah, ha detto astra la vista? Grazie a tutti e due. Io adesso andrei. Mi ha ridato il controllo del personaggio dopo 40 minuti. È stato pauroso. È tipo un trattore che va appena discesa. Mamma mia, ragazzi, quanto era vuota sta città. Eccoci qua, Sidonia. Benvenuto all'Accademia Arancia. Cosa stanno facendo quei bambini? Immagino che avrei dovuto parlarvene prima, ma beh, il succo della questione è che da oggi in classe ci sarà una persona in più. Perché i bambini dovrebbero fare così su un banco? Piacere, io sono Sidonia. Che entusiasmo, pare proprio un tipo simpatico e va anche a degli FPS maggiori rispetto agli altri bambini dell'aula. Ora va pure a sederti lì, al secondo banco. A scatti. Allora conto sul tuo aiuto, campionessa Nemi. Grazie di aver accettato di occuparti della cosa al posto mio. Che cosa? Nessun problema, anzi è un onore. Grazie ancora, è stato un piacere. Quindi c'è una task, un compito che la campionessa suprema ha affidato a Nemi. Chi era quella? Impossibile non notarla, vero? È la super campionessa. Ok, la chiamano proprio super campionessa. In questo caso perché non provi a raggiungere anche tu il rango campione? Ad ogni modo lascia che registri la posizione delle palestre sulla tua app mappa. E il spoiler? Ehi, chi si rivede? Visto che sei forte, non è che potresti aiutarmi a realizzare un'ideuccia che ho in testa? Ora sto studiando i cibi salutari, quelli adatti a rimettere in sesto i Pokémon. Ci sono 5 tipi di spezie nascoste, però non è semplice procurarsele perché sono difese dai Pokémon dominanti. I Pokémon dominanti sono tipo così, forse. I mostri dell'area zero. Tu intanto pensaci, ciao! Coraidon e Miraidon l'hanno esplorata, l'area zero. C'erano dentro all'inizio del gioco. Quindi, Holly e Meturum stanno cercando di capirci di più su questa zona, motivo per il quale Pepe è così legato a Coraidon e Miraidon e al libro. No, mi spiace, l'atrio solo negli altri streaming. Sidonia? Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. Mo chi cazzo è questo? Mi chiamo Cassiopea. Viste le tue capacità, ho una richiesta da farti. Il Team Star è stato formato da alcuni studenti dell'Accademia. Ho pensato a un piano per sciogliere il Team Star e ridurlo in polvere di stelle. Ecco perché si chiama il viale della polvere di stelle, perché nel processo tu li disintegri. L'operazione Stardust. Per portarla a termine ho bisogno di alleati e voglio il tuo aiuto. Accetti? Sì. Il libro scarlatto. Perfetto. Allora, non ce n'è più di uno. Quale pagina vuoi leggere? Oh, il godimento! Nel godimento! La voragine di Paldea. Ma le distanti profondità della voragine, dove la leggenda narra che sia celato un tesoro, erano nascoste alla vista da spesse nubi. Quale pagina vuoi leggere? Il godo, l'avventura nell'area zero. Non mi sarei mai aspettato sta cosa. Questa è la prima cosa che mi strappa un sorriso di questo gioco. All'interno della voragine di Paldea si estende la misteriosa area zero. Osservate gli oscuri simboli tracciati sul terreno. Potrebbero essere stati lasciati dai cercatori di tesori dell'era imperiale. Sembrano delle figure con un qualche significato. Topografia dell'area zero. Questo luogo è oggetto di leggende che narrano di mitici frutti e minerali preziosi protetti da un guardiano. Il guardiano potrebbe essere Coraidon, o Miraidon da te, o il terzo legend. Pokémon che vivono nell'area zero, che è diverso dai mostri dell'area zero. Le specie di Pokémon degli strati superiori non sono molto diverse da quelle che si trovano all'esterno della voragine. Oddio, oddio, il godimento! Il godimento non può finire! Le spezie nascoste. Nell'area zero scoprimmo delle piante straordinarie che se mangiate rimettevano subito in forze. Tuttavia dei Pokémon divorarono le piantine, ingrandendosi al punto tale che li abbiamo chiamati Pokémon dominanti. La lastra misteriosa. Durante la discesa nell'area zero abbiamo rinvenuto, sepolta nel terreno, una lastra con delle misteriose iscrizioni. Due mondi che si sovrappongono, mi piace come lettura. La leggenda del tesoro. Dopo giorni e giorni di discesa, alla fine di un cammino interminabile, raggiungemmo il punto più profondo della voragine. Lì v'era una caverna interamente ricoperta da pietre preziose che emanavano un misterioso bagliore accecante. Immagine di un Pokémon fantastico. Raga, hanno reso canonici
Zap Multicuno. Qualunque potere ci sia al centro della voragine crea cose che non esistono ma che si basano comunque su creature che invece nate lo sono per davvero. Un Pokémon a forma di disco? Ma che cazzo è un mondo? Non sono nemmeno certo che fosse davvero un Pokémon. Sì. Un essere vivente. E poi c'è la corona che mette in testa tutti i Pokémon teracristallizzati. Sembra la cosa più vicina alla divinità che abbiamo mai visto sulla terra Pokémon. Perché è proprio incomprensibile. La ringrazio per essere venuto, Saidone. C'è una mia cara collega che vorrebbe parlarle di una cosa molto importante. Picadà. Hello, Saidonia. Aspettate, vi metto il pip qui. Il mio nome è Olim e mi occupo di fare ricerche sui Pokémon nell'area zero. Hai con te un singolare Pokémon che si chiama Coraidon, è corretto? Raiden! Anche la Pokéball originariamente era mia. L'hai ricevuta da un ragazzo di nome Pepe, vero? Vorrei che continuassi a prenderti cura di Coraidon. Che ne dici? No. Io metto sì. Toto cattivo riavvertissimo. La combo di questa posizione di tre quarti, gli occhiali aggiustati in quel modo e questa battuta. Il professor Zim mi ha chiesto di mostrarti il dormitorio. Sei pronto a vedere la tua stanzetta personale? Let's go! Tadan! Ecco qui il tuo nuovo quartier generale. Io mi aspetto una cosa. Dimmi. Tu me la fai decorare sta stanza. You wait and you spare. La tua nuova vita in accademia sta per cominciare. Qualche giorno dopo l'inizio della tua nuova vita scolastica all'Accademia Arancia, quel secondo di arancione mi splasha negli occhi. La tua avventura può finalmente iniziare. Io fare le lotte. Bravo. Complimenti. Guarda, l'ascensione castorica. È tornato un gioco di merda, ragazzi. Buongiorno, Saidonia. Quale lezione vuoi seguire? Storia con la professoressa Moresia. Giusto? Va bene, Moresia, facci godere. Attenzione, c'è lava indietro. Prima c'è Magyarna nella città di Da Vinci. Poi c'è la Pokéball di Laven. Poi le Pokéball moderne. E quindi lo stagista canonicizza il... Ma perché cazzo Magyarna esiste prima delle Pokéball di Laven? Risposta: perché è esistita prima. Io sono Moresia. Come già saprete, al centro della regione si trova un'enorme cavità chiamata Voragine di Paldea. E tramite l'analisi dei suoi strati geologici si è giunti a ipotizzare che risalga... Sei donna della prima A. Mi sono giunte da più parti voci sulle tue imprese. Se non ti ho indisposto nei miei confronti, mi farebbe piacere se tornassi a farmi visita. Sì. Cosa? Che si vede, Saidonia? Ben ritrovato. Professoressa, ma è vero che lei era una capopalè? Quindi prima della sorella c'era lei. Oddio, c'è un altro strumento qua sopra. No, non si può prendere. Ah, però aspetta, ho visto su internet che fanno il salto all'indietro. No. Sì. Sì. Tappo d'argento. Oddio. Guardate un po', c'è questo sigillo che recita: qui sono rinchiuse le tavolette di legno portatrici di sciagura. Permesso e possiamo aprire. Però puoi vedere che dentro non c'è un cazzo. Ok, bisogna andarci con calma. Am I supposed to be here? Guarda in alto. Dove devo guardare? Guarda in alto. Dove sei tu? Sì. C'è il sentiero. No! No, mi hai smerdato malissimo. Ma si nascondono loro, bastardi. Quindi devi andarci stealth. È sparito davanti ai miei occhi, ragazzi. Questo era molto meno carino. Sono spariti tutti davanti ai miei occhi. Questo è decisamente poco carino. Quindi a Londra io avevo un Wiglet in squadra preimpostato. Vediamo un po' come funzionano le bacche in questo. Cosa? Pensavo che la sua location fosse un'altra. Oh yes! In Shikball. L'hanno reskinnata, che carina. È d'oro ora. Pronto? Ciao, sono io, Nemi. Tu hai deciso di andare a ovest della scuola, giusto? Quindi vuol dire che capiterai vicino a Moldulcia. In quella città c'è una palestra di tipo coleottero. Potresti fidare la capo palestra, no? Buona fortuna e a presto. Guarda un po'. Knuckly. Preso. Che cazzo è quello? Il prepotto! In squadra. Una iena? A me pare proprio un cane. Dicevo, B, voglio... Dove? No, oddio, ma il 25... Guardate la barra della vita. Turbine cosa fa? Mi manda via? Merda, è morto. No! Cosa? No!
È finita la fight. Ok, ragazzi, stiamo per fare il nostro primo ride insieme. È un Petilil Ghost. Ok, primo ride, signori. Un ride di Pokémon Go, si capisce in cazzo. Flavor. Praticamente puoi teracristallizzare. Che cazzo è successo? Va bene. È tutto invisibile, ragazzi. Non so cosa è successo. Bon, catturiamo. Quanto pensi sto lancio? Per catturare un cazzo di belli. Ah, viscosità. Attenzione il 16. Attenzione il 16. Allora qua so, tocca diventare qualcosa di figo, va bene? Ragazzi, non possiamo stare un'ora di live a provare a fare saltini, cioè se ci so bene. Ma lì c'è un Pokémon Terra Stand. Neanche che cos'è, Mattio? Meo? E va bene uguale, volante. Resiste a fighting. Mio Dio. Ma che è sta merda? Perché si sta smolecolando l'atmosfera di Meo? No, Sprigatito ancora non si è voluto, ma manca. Eccolo, eccolo! Figo. Più figo secondo me di Quaxwell. Eccolo. Quanto è rosa? Tinka Tink. Tinka Tink. E appuntita. Tinka Tink. Il miglior typing del gioco. Andiamo a vedere il raid e nel caso sia roba interessante lo facciamo. Un Pokémon nuovo. Facciamolo. Dal tuo punto di vista. Ah, ma che cazzo è? Quindi la Terra c'ha un mondo in testa. La Terra sta al Terra, c'ha la il pianeta. Va bene. Tanto è esploso. Bella lì. Meno uno. Ora scopriremo se rimane in squadra o no. Spidops. C'ha tipo il culo attorno al quale avvolgi il filo. Io intanto sai cosa faccio io? Entro in città e risparmiamo a Chiara il... Non si può entrare, non si può entrare, non si può entrare, non si può entrare. Che ne dici? C'è niente, ragazzi, in questa città non c'è nulla. Pensa se non so, quelli di Game Freak hanno messo un cazzo da qualche parte dicendo tipo dentro i muri, tanto che cazzo ci guardi. Cosa cazzo? Che cazzo sei? Hai jetpack sto coso. Nimble si chiama? Ora arrivo, me lo voglio prendere anch'io. Cattura critica. Non sono blind. Benvenuto alla palestra di Muldulcia. Per affrontare la capopalestra a seria dovrai superare l'esame della palestra. E l'esame della palestra di Muldulcia è la ruzzolata dell'oliva. Allora, vuoi cimentarti nella ruzzolata dell'oliva? Sì. 3, 2, 1, go! Va bene. E io, per quale motivo, non dovrei skippare o sì? Ma non ha il benché minimo senso questa cosa, ragazzi. Se cerchi una scorciatoia te la devi guadagnare. Ragazzi, per partito preso, lo battiamo e facciamo il giro al contrario, perché si può fare. Raga, questa prova non esiste, non ha game design, cioè l'abbiamo fatto passare oltre la ringhiera. E possiamo farlo anche di nuovo, cioè facendola di nuovo rimettere qua. Mission complete. Oh, chi abbiamo qui? Che allenatore dolcissimo. Sono Aseria, la proprietaria della pasticceria. Dolce sapete. Ora sono di turno alla palestra di Muldulcia. Ah, è la ragnatela dei trailer. Me ne sono reso conto ora. Vero. È semplicemente lei. Boom. L'ultimo Pokémon è Teddy Ursa. In teoria, Teddy Ursa non dovrebbe teracristallizzare Coleottero, perché davanti ha un volante. Cioè, la IA dovrebbe dire, posso teracristallizzare Coleottero, ma in questo specifico caso non devo. Attaccalo con la volante. E adesso, mio piccolo Pokémon, devi schiuderti dal tuo bozzolo e rivelare la tua vera forma e perdere teracristallizzando Coleottero davanti a un volante, così che la frase accattivante durante la lotta venga mostrata a schermo durante una mossa strategicamente nulla. Fantastico. Strategicamente idiota questa cosa. Eccoti questa bella medaglia come prova della tua croccante vittoria. Bono, questa puntata ha avuto grandi picchi e grandi drop. Le città assolutamente bocciate, world building in salute. Vedrete che adesso si passa all'azione. Del resto questo era il primo vero episodio.
come direbbe Clavel, palle croccanti.